mio babbo, orfano di padre di giovane età, volontario in marina a 16 anni, Paul, pleurite, si salvò dall'affondamento della sua nave che partì senza di lui e fu affondata. E poi, insomma, richiamato con l'inizio della guerra, chiamato alla leva. E da lì spedito in Albania in reparto di genio militare. Genio militare, non so se non era comandante, era un uomo assolutamente normale. Genio militare che si occupava all'epoca anche dei piccioni. Quindi fu destinato insieme ad altri due compagni, due soldati, a seguire una piccionaia militare vicino a Tirana. I piccioni viaggiatori, i colombi, all'epoca erano il mezzo di trasmissione oltre alla radio, per le grandi distanze erano ancora il sistema più utile, più funzionale. Se qualcuno ha esperienza appunto di piccioni viaggiatori, di colombofile, addirittura fanno le gare oggi, no? Li portano a Bari e poi li rilasciano, questi girano un pochino per cercare l'orientamento e poi tornano a casa e addirittura c'è un ordine di classifica, no? Per chi arriva primo, secondo, eccetera. Quindi coprono distanze di centinaia e centinaia di chilometri, direi quasi migliaia di chilometri. E da Tirana appunto andavano in Italia a portare gli ordini e poi ritornavano a Tirana, sti colombi, sti piccioni. Due problemi principali: uno era sbarcare proprio la fame, perché anche in tempo di guerra lì c'era fame anche per gli italiani, e quindi dai racconti, con i suoi racconti, dovevo insistere da ragazzino per cercare di strappargli qualche cosa. Dai racconti, insomma, il cibo in parte consisteva nel miglio che veniva dato ai piccioni. Adesso vanno molto di moda, no? Mi sembra, tutte queste cose, ecco, anche all'epoca nutrirsi col becchime dei piccioni era qualche motivo, un anno e mezzo, due circa. Un'esperienza però che l'ha posta a contatto anche con la popolazione albanese. Mi ha raccontato di posti straordinari, ma soprattutto anche di gente molto bella. Addirittura aveva degli amici, non so come potesse avere da soldato, cioè da combattente in qualche modo, no? Aveva degli amici nella popolazione e addirittura, insomma, pensava che il mio nome, lui mi ha parlato sempre di un nome che però ho fatto un po' di indagini e non risulta tra quelli, forse non ho capito bene io all'epoca da ragazzino, però insomma il mio nome doveva essere albanese in omaggio a questi amici.